250 espositori su 30.000 metri quadrati di superficie, aperto e battente a Lanciano, la 61esima Fiera Nazionale dell'Agricoltura, tenuta a battesimo dal ministro Francesco Lollobrigida, accompagnato dal presidente Donato Di Campli. Tante le presenze politiche, dai sindaci del territorio al sottosegretario d'Eramo, dagli onorevoli Sigismondi e Testa, agli assessori regionali Imprudente, Verida, Mario e Campitelli. L'agricoltura è un'economia nobile, ha detto il ministro, che deve tornare centrale nell'attenzione dell'opinione pubblica, garantendo cibo a tutti, ma non a tutti i costi. L'aggressione della Russia all'Ucraina ha fatto capire a tutti che la sovranità alimentare deve essere indipendente, con al centro la capacità di produzione ed essere tutelati. Va garantito cibo a tutti, ma non a tutti i costi, nel senso che non possiamo rinunciare a un elemento che rappresenta il nostro valore aggiunto in termini economici e anche in termini culturali e storici. E io credo che qui a Lanciano si dia anche un messaggio molto importante, proprio coniugando il sistema dell'agricoltura verso il futuro con ricerca, con innovazione, ma anche con l'attenzione alle radici profonde che caratterizzano questo nostro modello che va salvaguardato. Sì, l'Abruzzo è ricco di tante potenzialità, anche qualcuna fuori stagione, perché per arrivare ho trovato tanta neve, a me fa sempre piacere vedere la neve e sapere che l'innevamento porta anche un approvvigionamento idrico che permette di contrastare quel fenomeno che obiettivamente è diventato ciclico, che è il fenomeno siccitoso, che crea danni all'agricoltura. Certo, alcune controindicazioni delle nevicate fuori stagione purtroppo ci sono, ma le affronteremo anche sostenendo il mondo agricolo con tutti gli strumenti dei quali siamo in possesso, anche in termini assicurativi rispetto a criticità che possono emergere nel settore. L'Abruzzo, con la guida di Marco Marsilio, in questi anni ha dimostrato di assumere un altro passo, obiettivamente un atteggiamento teso a valorizzare la centralità di una regione che ha grandi potenzialità e grandi criticità, per esempio in termini trasportistici, in termini di attenzione a una visione strategica che permetta di far emergere queste potenzialità. Ecco, io negli ultimi anni ho notato una visione strategica che poi si è declinata, per esempio, nel mondo dell'agricoltura, a rendere centrale l'Abruzzo in tante occasioni. Uno dei miei primi eventi a cui ho partecipato, al Wine Festival di Merano, l'Abruzzo era la regione centrale, la regione premiata, la regione che aveva assunto una capacità promozionale di un prodotto eccezionale come il vino, anche in questa regione, che si potesse affermare su mercati. E questo significa portare ricchezza in questa regione, la ricchezza è creata, come dicevo, dal lavoro, e quindi cercare di promuovere l'Abruzzo, sfruttare ogni sua potenzialità, significa creare una situazione di maggior benessere per la popolazione. Tanta emozione per il nuovo presidente della fiera, Donato Di Campli. Tantissimo, perché sono stati 5 mesi in cui abbiamo lavorato notte e giorno per poter garantire una fiera all'altezza della fama del polo fioristico lancianese. Sono contento, adesso dobbiamo vedere i numeri e speriamo che il tempo ci accompagni soprattutto. Emozioni che forse gli hanno fatto perdere la bussola, già 2 gli errori commessi: evitare di pubblicizzare l'evento sugli organi di informazione locale, tranne il solito quotidiano e la solita radio, e imporre un accredito stampa dichiarando chi intervistare, salvo poi fare retromarcia. Il detto recita: non c'è 2 senza 3, ma il presidente sembrerebbe aver imparato la lezione. Adesso vedremo, progetteremo in appresso qualcosa anche con Telemax, dai. Tra le novità di questa 61esima edizione, il taglio del nastro preceduto dal giuramento del mastro giurato, carica elettiva istituita nel 1304 da re Carlo II d'Angiò, con lo scopo di affiancare l'autorità cittadina, in particolare nei compiti di sorveglianza dei mercati e degli approvvigionamenti cittadini.